Ciao ragazzi e benvenuti su Cinema Graffiti. Anche questa settimana ho recuperato un po' di materiale per cui riesco a portare il videoacquisti. C'è un po' di materiale, devo dire. Ho acquistato alcuni titoli presso il mercatino, ho fatto ancora un giro domenica scorsa. Un paio di cose che mi arrivano da Vinted, tra cui una sigillata che andremo poi ad aprire insieme, che contiene un po' la chicca, per così dire, della giornata. Alcune cose sono aperte, ovviamente, a parte quelli, i DVD che ho acquistato presso il mercatino. Ci sono un paio di cose aperte perché una mi è stata regalata e un altro un titolo acquistato su Amazon che però era contenuto all'interno di un pacco con materiale che non c'entrava nulla appunto con i film. Questo, diciamo, è considerando anche la chicca, è l'acquisto, diciamo, un po' più corposo appunto del mese di maggio. Il resto del mese qualche cosa arriverà. Tra l'altro sto trattando qualche pezzo, ecco, interessante proprio su Vinted. Io acquisto appunto sulla base anche di quanto un pezzo mi interessa, appunto mi pongo comunque un budget. Se riesco effettivamente poi a trattare il prezzo per arrivare, diciamo così, alla cifra, ecco, che mi sta bene, procedo, se no, insomma, diversamente attendo magari qualche inserzione diversa. E detto questo, direi che possiamo partire subito. Allora, mostrandovi un regalo che mi ha fatto mio padre, un regalo decisamente gradito, è il secondo cofanetto di Keaton, edizione realizzata appunto dalla Cineteca di Bologna, collana Il Cinema Ritrovato. Questo è il cofanetto numero 2. Devo ancora acquistare l'1 e ovviamente lo farò presto, proprio perché comunque questo mi è stato regalato. Nulla da dire appunto sull'edizione. A me piacciono tantissimo, ecco, queste edizioni della Cineteca di Bologna. In passato avevo già mostrato altri pezzi di Chaplin e quant'altro che avevo in collezione, e sono proprio contento di portare in collezione anche questa edizione, ecco, questo pezzo. È davvero comunque ottimamente realizzato, e adesso ovviamente procederò quanto prima con l'acquisto del primo cofanetto. Passiamo poi a un arrivo da Amazon per un film che attendevo. Parliamo di un film di Milos Forman, Gli amori di una bionda, edizione AR. Questo film che avevo visto mi mancava. Vabbè, è un regista appunto che, come avevo già specificato nei precedenti videoacquisti, volevo assolutamente completo, ecco, in collezione come filmografia. E questo è un ottimo film. Poi di Forman comunque porterò un video monografico a lui dedicato, e parlerò, insomma, almeno, o meglio, spenderò, ecco, due parole per ogni suo film. E questo appunto, Gli amanti di una bionda, come ho già detto, edizione AR. Ah, questo l'ho pagato una decina di euro. E poi, sempre un recupero appunto che riguarda Forman, il pezzo fuori catalogo che ho acquistato, in questo caso da eBay, e ho trovato, diciamo, ad un prezzo assolutamente interessante, film che ancora devo vedere, è L'ultimo inquisitore. L'ultimo inquisitore è anche l'ultimo film che appunto ancora mi mancava per completare Forman insieme agli amanti di una bionda, per cui, diciamo, con questi due titoli vado a completare finalmente la filmografia. Questo, devo dire, poi tra l'altro veramente tenuto ottimamente, e questo l'ho acquistato per, mi pare, con spedizione incluso, una decina di euro. Poi ottimo prezzo, perché parliamo effettivamente di un DVD, ecco, fuori catalogo da tempo. Questo non l'ho mai visto, ma è un film che sicuramente andrò a visionare, perché abbiamo comunque Natalie Portman e Javier Bardem, quindi assolutamente le premesse ci sono tutto. Poi, diciamo, questo film, bene o male, ecco, so di cosa parla, e sicuramente un'opera che andrò a visionare. E poi, allora, come dicevo, domenica scorsa ho fatto un giretto, ecco, al mercatino. Mi piace sempre, questo l'ho già detto, girare nei mercatini, perché appunto c'è sempre il fattore sorpresa, ecco. Può non esserci niente, ma può capitare, ecco, qualcosa di interessante. Ho acquistato un piccolo blocco di film di Charles Bronson, ed effettivamente in collezione avevo pochissimo di Bronson. Devo dire che sono film che da ragazzino ho sempre guardato con interesse, e ne ho trovati alcuni e me li sono appunto portati a casa. Abbiamo il classico dei classici, Il giustiziere della notte,
questo è assolutamente un cult, ecco, del genere. Ovviamente, lo sottolineo ancora, tutte edizioni vendita. E questo è un film che non necessita di particolari presentazioni, davvero è un ottimo film, un cult, ecco, ovviamente del genere. Poi ho trovato Il giustiziere della notte 2. E li ho tutti pagati, mi pare, tra i 3 e i 4 euro, per cui tra l'altro sono tutti tenuti veramente veramente bene, per cui penso di aver fatto assolutamente un ottimo affare. Poi abbiamo Professione giustiziere, eccolo qui, anche questo veramente come nuovo. E poi abbiamo L'eroe della strada. Anche questi sono tutti film che bene o male ho visto, ma li ho tutti visionati tanti anni fa, per cui approfitterò appunto di questi recuperi per riguardarmi un po' vari film di Charles Bronson, e sono comunque pezzi che secondo me in collezione assolutamente si possono stare, perché parliamo veramente di ormai, ecco, di cult. E poi ho acquistato, ecco, un film che mi mancava in collezione, di cui poi spenderò anche una parola, con la coppia appunto Stallone e Kurt Russell, Tango e Cash. Di questo film so bene che appunto è uscita anche un'edizione Blu-ray Steelbook da poco, diciamo però che per il momento, considerando che ci sono, ecco, varie cose che voglio recuperare, che mi interessano più di questo film, al momento appunto mi accontento del DVD, visto che questo film mi mancava in collezione, e comunque insomma la coppia Stallone e Cortassel meritano assolutamente un po' di attenzione. E questo appunto è Tango e Cash. A questo punto abbiamo tre pacchetti ancora sigillati che provengono da Amazon, ma prima vi faccio vedere, ecco, un gadget che qui a fianco me, diciamo un po' è il mio nuovo assistente del canale. Io ho acquistato questo fantastico gadget, questo Wilson personale in formato baby, ma mi va benissimo il formato, anche perché appunto qui ho difficoltà, ecco, a recuperare spazio per i gadget, e devo dire che è davvero ben fatto, ed effettivamente, come vedete, qui è logato con anche From Castaway, è davvero un gadget, per così dire, decisamente simpatico, e davvero me lo terrò qui come personale, qua a fianco, come personale assistente quando faccio i miei video, così sarà un po' il supervisore, ecco, dei miei lavori. E detto questo punto, passiamo, dopo questa digressione, passiamo ai tre pacchetti che mi arrivano da Amazon e che sono ancora appena ritirato e sono ancora sigillati. E qui sicuramente c'era qualche sorpresa, perché adesso esattamente tutto non lo ricordo. Allora, ok, ecco, qui abbiamo La novità, un film che avevo già, ecco, in un cofanetto, ma non in edizione singola. Questo è proprio un arrivo di, non mi ricordo se ieri o oggi, perché ho ritirato tutto oggi, ma questo non so se, ecco, sia arrivato ieri o oggi, comunque è una novità. Unico indizio, La luna piena. Edizione, bellissima edizione con slipcover della Hell House. E davvero questo è un film ormai cult del genere. Questo film lo avevo già in Blu-ray, nel cofanetto dedicato appunto a Stephen King, della Midnight Classic. Sì, ovviamente Midnight Factory, collana Midnight Classic. E questo film, appunto, quando ho visto che è stato proposto in edizione comunque singola in queste bellissime edizioni Hell House, ho deciso appunto di riacquistarlo. Tra l'altro, col pre-order l'ho pagato, mi pare, 14 euro. E anche questo per me, ecco, è un assoluto cult, film che avevo all'epoca in VHS, film che ho visto svariate volte. Sono anni che effettivamente ancora non lo vedo, e non me l'ero riguardato, per così dire, dopo l'acquisto del cofanetto di Stephen King. Di conseguenza approfitto di questa edizione poi per andare prossimamente a revisionarlo. Passiamo al secondo pacchetto. Vediamo un po'. Ok. E qui diciamo abbiamo un film che, più che film, per così dire, è un pezzo di storia. Come ho già, ecco, specificato in altri video, mi piace sempre dare spazio anche all'interno della mia collezione ai film che sostanzialmente hanno cambiato la storia del cinema, perché mi piace anche creare il mio piccolo, diciamo così, museo e archivio legato appunto alla storia del cinema. E qui abbiamo per la regia di David Wark Griffith, Nascita di una nazione.
Questo è un film magari di cui ne parleremo in un video dedicato, edizione Dainit. Questo l'ho recuperato appunto su Amazon per 6 euro, era effettivamente una lacuna. Film del, se ricordo bene, del 1915, e questo è diciamo, è storia del cinema. È un film con un contenuto e di un messaggio, ecco, sostanzialmente controverso, film accusato di razzismo, al di là di tutto, accusato, ma diciamo il razzismo con questo film è palese, ecco, per così dire, al di là comunque di questo è indubbiamente un film, diciamo, di svolta. E questo è un po' considerato il film che ha concesso appunto il passaggio dal cinema primitivo al cinema classico, per così dire, e di fatto appunto parliamo di storia del cinema. Magari poi di questo video insieme ad altri film, ecco, dell'epoca andrò a girare poi un video dedicato, parliamo ovviamente di cinema muto, come dicevo, film del 1915, e qui abbiamo diciamo un'opera che comunque non è sicuramente per tutti, perché è un film di quasi 3 ore. Ed è un'opera appunto che ha 110 anni e di conseguenza non tutti sono pronti, ecco, a visionare opere di questo tipo, però appunto se vi interessa la storia del cinema, questo sostanzialmente è il film che ha poi coniato il montaggio moderno. E come dicevo, appunto, non voglio adesso dilungarmi più di tanto, di questo film sicuramente ne parlerò poi in un video, in qualche contenuto che andrò a girare appunto sul cinema classico. E passiamo poi a questo terzo ed ultimo pacchetto proveniente da Amazon, e poi ci resta appunto la chicca, che è un articolo acquistato su Vinted. Okay, qui abbiamo due recuperi. Il primo è un film che a me è piaciuto tantissimo, Only Spider. Questo lo volevo assolutamente in collezione, edizioni Blu-ray. È veramente uno dei più bei thriller degli ultimi anni, un film che mi è piaciuto veramente tantissimo. E poi abbiamo un altro film, secondo me, straordinario, Il salario della paura. Questo non l'avevo acquistato al day one, però appunto ce l'avevo in lista e ho deciso appunto di acquistarlo, diretto da William Friedkin. Davvero questo è un grandissimo, grandissimo film, edizione Sinister. Questo è effettivamente un bel pezzo proprio da collezione come qualità dell'opera. E detto questo, direi che possiamo passare all'apertura di questo pacchetto, che contiene appunto un recupero che ho effettuato attraverso Vinted. E devo dire che questo è un pezzo che sgolosavo da un po' di tempo. L'ho sempre trovato, diciamo, per essere precisi, non l'avevo acquistato all'epoca, perché quando era uscito comunque, insomma, avevo budget un po' più ridotti, ecco, non che oggi abbia chissà quali cifre da poter investire, però magari, insomma, mi concedo, per così dire, qualcosa di più. L'ho sempre però trovato a cifre un po' troppo importanti, e ho approfittato di questo articolo appunto, che ho di questa inserzione che ho trovato su Vinted. Il prezzo mi stava bene e davvero sono riuscito ad aggiudicarlo ad un ottimo prezzo. Adesso vi dirò poi il prezzo una volta che ve l'ho mostrato. Sono contento che sia imballato bene. Adesso allora apro la sua protezione e poi così ve lo mostro. Allora, vediamo subito che sia tutto. Sì, direi, insomma, che ci siamo. Tutto perfetto, perché questa edizione è sigillata. Io ho acquistato questa limited legata appunto alla trilogia di Rambo, con appunto questo singolare cofanetto a forma di bomba mano. Ecco, diciamo così, ovviamente non è un articolo estremamente fine, ecco, come limited, però ovviamente parliamo di Rambo, per cui diciamo questa forma, ecco, di cofanetto ci può stare. Appunto è una trilogia, contiene appunto la trilogia di Rambo, e mi sembra comunque un oggetto comunque carino, ecco, da collezione. E come vedete appunto ancora con il suo cellophane, e l'ho acquistato per 60 euro. Poi
Per cui secondo me è un ottimo recupero perché a questa cifra effettivamente è difficile da trovare. Ovviamente io, l'ho già detto anche in questo video, resto sempre vigile, ecco, ad eventuali limited che entrano su Amazon, quando c'è su Amazon, scusate, su Vinted, quando c'è appunto l'interesse, perché si tratta appunto di pezzi che possono arricchire, per così dire, la mia collezione, cerco di non farmeli scappare. Adesso diciamo questo nello specifico, poi deciderò se mantenerlo sigillato dove ho le edizioni ancora chiuse o aprirlo, questo adesso lo deciderò, purtroppo non tutte le edizioni poi alla fine ancora mi sono deciso ad aprirle. Se magari però qualcuno vi interessa, dovesse interessare con un video unboxing, allora magari ecco, potrebbe essere il motivo buono per toglierlo dal suo cellophane. Detto questo, ovviamente scrivetemi qui sotto nei commenti qualsiasi vostra considerazione o richiesta, basandosi appunto sugli articoli che ho mostrato in questo video. Se il video ovviamente vi è piaciuto, mettete un like e mi raccomando, se ancora non lo fate, seguite il mio canale perché io sempre cercherò di portare contenuti interessanti. Con questo è tutto, un saluto e ci vediamo al mio prossimo video.